per me, nella mia vita personale, uno dei miei mentori. Chi lo conosce un pochino sa che personaggio è, a volte può sembrare un po' burbero nei suoi modi di fare, ma vi posso assicurare che questo signore qua ha un grandissimo cuore. Io ho avuto poi modo di conoscerlo sempre di più, ormai sono anni che ci frequentiamo, anche con un altro che purtroppo non è qui perché ha avuto un po' di difficoltà anche un po' con la salute, perché il giovanotto ha 86 anni, sto parlando di Giorgio Vitali, che saluto rispettosamente qui, spero che i nostri saluti gli arrivino caldi veramente, perché lo amiamo con tutto il nostro cuore, soprattutto per il suo sapere, una persona che legge un libro ogni 3 giorni più o meno, quindi per far capire... Ah ecco, 3 libri al giorno addirittura, poi mi dico dalla regia, per far capire che noi dobbiamo portare degli esempi che possono essere veramente un qualcosa da seguire per i nostri figli, perché i bambini entreranno assolutamente in questo progetto. Se voi avete visto tutto quello che è stato fatto sui nostri figli e sui bambini, è proprio perché loro non vogliono che ci sia un futuro diverso rispetto a quello che hanno programmato. E per questo che noi saremo invece quel sassolino nella scarpa che si deleverà le soddisfazioni. Adesso non tolgo spazio, prego Orazio Ferniani, presidente di Alba Mediterranea. Prego Orazio. Ciao a tutti. Allora, comincerò con una domanda. Cioè, non pretendo di insegnare, ma pretendo di capire. Di capire quanto voi sapete. Allora, sicuramente... tutti i giorni, da qui avete 6-7 anni, avete usato il denaro. Avete usato per comprare il gelato, poi magari per comprare la palazzina, per comprare la macchina a vostro figlio e così via. Ma vi faccio una domanda semplice. Quanti conoscono il significato del denaro? Cosa è il denaro? C'è qualcuno che sa esattamente precisare cosa è il denaro? No, pochi. Saremo, penso, in giro per il mondo 5.000, 10.000, cioè pochissima gente sa esattamente cosa è il denaro, che è il veicolo che trasporta il vostro lavoro, la vostra conoscenza, la vostra esperienza, e serve per comprare quello che vi serve, per esaudire i vostri desideri. Ma questo non è casuale che voi non lo sappiate. Il sistema mondialista finanziario che controlla tutto, oramai da qualche secolo, non da oggi, vi vuole così, vi vuole inconsapevoli, cioè strumenti che meccanicamente fanno le stesse azioni ma non capiscono assolutamente niente di quello che stanno facendo. Ma questa cosa non è casuale, ve l'ho già detto, è intenzionalmente voluta, perché l'ignoranza serve per gestire gli ignoranti. Le varie chiese che si sono avvicendate nel corso dei millenni, dagli sciamani del 20.000 avanti Cristo fino ad arrivare ai manichei, agli ari, ai cristiani, ai maometani, eccetera, vogliono che voi non lo sappiate. Questa è la cosa più determinante, più importante, più fondamentale per chiunque voi siate, dal bambino appena nato al vecchio morituro. E quindi questa ignoranza permette a loro, questi controllano il mondo, di controllarlo serenamente, magari se casualmente non si sono sbagliati per qualche motivo a non fare... a approvare una determinata legge in quel momento, se la fanno fare immediatamente dopo, retroattiva, che diciamo li salva anche da possibili ripercussioni politiche, giudiziarie, eccetera. Quindi vi faccio riflettere su un'altra cosa. Questo è un punto, poi ci ritorniamo. L'altra cosa è: vi siete mai domandati un'economia che è sotto gli occhi di tutti e che per nessuno rileva, perché l'omicidio è difficile che venga diciamo riconosciuto e distinto dall'auto uccisione, non mi viene, vabbè, suicidio non mi viene la parola, scusate.
No, perché stavo pensando un'altra cosa. Allora, vi faccio rilevare questa cosa, questa dicotomia. Pensate, quando andate a comprare qualcosa, fate conto, la cosa più banale in un sistema capitalistico, usurario e usuario, cioè di prestazione d'uso, è l'automobile. Voi comprate l'automobile nuova, se è un'Italia di 10-15 mila euro, se è una berlina di un certo livello 25-30 mila euro, se è una macchina un po' più preziosa anche 50-80-100 mila euro. Allora facciamo conto che costi 10 mila euro. Se oggi la comprate, costa 10 mila euro nuova, ma se domani, e intendo proprio domani, voi la rivendete, perdete tutto il prezzo pagato per la messa su strada, per l'IVA, eccetera, per cui la macchina, se riuscite a venderla a 7.000 euro, è grasso che cola. Però, se voi quella macchina l'avete comprata tramite una finanziaria, la finanziaria ieri vi ha dato 10.000 euro. Ma se voi oggi volete vendere la macchina, ne vuole 10.500 domani, o oggi. Se la dovete vendere nel frattempo, che ne so, fra 5 anni, ne vuole 13.000 di euro. Se la vendete fra 10 anni, quando la macchina non vale più niente, e se non avete ancora pagato con gli interessi di mora, eccetera, ne vuole 30.000. Allora, uno si deve domandare, ma com'è che questa macchina, che valeva inizialmente 10 e la finanziaria mi ha dato 10.000 euro, no? Che era la stessa corrispondente valore e valuta, no? Il valore è la macchina, la valuta è quella che serve per comprare la macchina. Allora, com'è che la macchina dopo 10 anni non vale più uno straccio di niente, e se voi siete in ritardo col pagamento e avete, diciamo, tralasciato tutte le varie rate nel passato, vi costa 30.000 euro? C'è qualcosa che non funziona. Allora, questo poteva andare bene anche nel sistema gold standard, cioè quello che è stato in vigore fino al 15 di agosto del 1971, poi adeguata nei vari percorsi, nei vari processi internazionali, accordi, trattative, convenzioni, eccetera, gradualmente è arrivata fino a noi. E che è successo il 15 giugno del 71? Il signor Nixon, allora presidente degli Stati Uniti, poi dimesso con tutto quello che è successo, col casino dello scandalo che uscì fuori, vabbè, insomma, è troppo lungo. Che cosa è successo? Che tutti i governatori delle banche centrali nazionali hanno convenzionato, appunto, in questo incontro di Camp David del 15 giugno, il 15 agosto, di stabilire che la ricchezza, le riserve auree non servivano più, ma bastava avere nei forzieri, per garanzia, il 15% di valore e di valuta in dollari. Non entro nel dettaglio perché sennò vi complico troppo le idee, però questo per dire che mentre prima la banca dove voi andavate a prendere i soldi, per emettere quei soldi aveva bisogno di avere una riserva aurea nel cavo centrale di 2.400 tonnellate d'oro o giù di lì, in Italia, negli Stati Uniti circa 11.000 tonnellate, e noi siamo il terzo paese come riserve auree, sperando di ritrovarla dispersa in giro per il mondo. Vabbè. Comunque, questo per dire che gli stati e le banche nazionali degli stati si erano messi d'accordo per non usare più la riserva aurea come cespite da cui detrarre il valore, ma al contrario, siccome questo sistema non era più sufficiente con l'esplosione della seconda ondata della rivoluzione industriale e poi ancora più con la terza e quarta, che cosa era successo? Che avevano dovuto desistere dall'utilizzarla perché non era più abbastanza oro per misurare quello che era il valore creato dall'industria, dalla rivoluzione industriale, eccetera. Allora, che cosa è successo? Che hanno cominciato a
creare col sistema fiat money, non la fiat fiat, la fiat, verbo latino fare, no, sia, essere, no? Sia, fiat. Sia, sia, ecco, diciamo, sia, ma fare, diciamo, in senso concreto. E che cosa è successo? Che praticamente tutte le banche, a partire da quella americana, hanno cominciato a stampare transatlantici di banconote senza nessuna copertura. Ma questo è il meno importante, che va solo detto che nel frattempo, dal 71 a oggi, siamo arrivati a circa 4 miliardi di miliardi di dollari di debito pubblico internazionale, che non si sa mai a chi va sto debito pubblico internazionale. Vabbè. Per tornare alla macchina, all'automobile che ci siamo comprati, oggi la banca, sia quella privata che vi dà il finanziamento, sia quella nazionale che gestisce e controlla le banche commerciali che vi danno il finanziamento, che cosa fanno? Emettono denaro non in base alla riserva aurea, ma in base alla macchina che voi vi comprate. Avete capito? Cioè siete voi che create il denaro per comprare la vostra macchina. Ma arriva il segnale che c'è qualcosa che non funziona. Cioè siete voi che create il valore col vostro sudore, col vostro lavoro, con la vostra intelligenza, con la vostra forza, però l'emissione la fa la Banca d'Italia, o meglio ancora la Banca Centrale Europea. Ah, qui faccio una piccola chiosa, e cioè vi dico che io e altri amici come, come Giorgio Vitali e altri, che prima hanno nominato Sandro, noi abbiamo denunciato la Banca Centrale Italiana, la Banca Centrale Europea e le banche commerciali, e c'è un processo in corso, non lo sa nessuno. Non c'è nessun giornale, telegiornale, che si sia presa la briga diciamo scandalizzarsi per una cosa del genere. C'è un processo in corso, ma non a Roma, a Torino, a Milano, no, a Vibo Valentia. Giù nello sprofondo sud, nello sprofondo, come si dice a Roma proprio, nel profondo sud, dove stanno, ogni tanto mi chiamano la persona informata dei fatti e me ne dico un'altra, poi torniamo, ricolleghiamo tutto. Allora vi dico due nomi: Marco Cavadori e Giulio Trevisan. Avete mai sentito nominare? Qualcuno li ha mai sentito nominare? Allora, questi signori sono i procacciatori d'affari che lavorano per 1991 piccole, medie, grandi banche internazionali. Queste banche internazionali, controllate da queste 1991, controllano l'Unicredit, che è la banca privata principale, la quale Unicredit a sua volta controlla il pacchetto di maggioranza, cioè 256 persone su 512 che hanno il pacchetto di maggioranza della Banca d'Italia S.p.A. Avete capito? Cioè due signori che nessuno conosce decidono se Berlusconi prende soldi, se li prende Amato, se li prende Prodi piuttosto che Draghi, Conte, eccetera. Mi sembra anche questa una cosa normale? No. Ve ne dico un'altra che c'entra poco, ma c'entra. Allora, voi sapete che abbiamo avuto 13 Presidenti della Repubblica, no? Lo sapete? Sì. Da quando è stata istituita la Repubblica Italiana ci abbiamo avuto 13 Presidenti. Allora, per fare il Presidente della Repubblica Italiana basta essere una persona onesta, non avere condanne per rapporti con lo Stato, e basta avere come titolo di studio la quinta elementare. Allora, uno si deve spiegare come mai fra 60 milioni di persone, potenzialmente tutti, quasi tutti ormai eleggibili, incredibilmente su 13, 3, di questi 3, sono cugini tra di loro. Lo sapevate? No,
Antonio Segni, Giuseppe Saragat e Francesco Cossiga. Il quarto cugino era Enrico Berlinguer. Lo sapevate? Questa notizia però su qualche giornale la trovate, giornali dell'epoca, di 20 anni fa, 30 anni fa. Allora, uno dovrebbe incominciare con queste cose qua, magari potrei raccontare in continuazione. Lì ho preparato dei volantini per il voto di protesta, che chi vuole si può documentare, e lì in quei volantini ho elencato a getto, così come capitava, no? Perché io sono uno che ha depositato circa 800 querele contro il Presidente della Repubblica, consiglieri dei ministri, parlamentari di ogni ordine e grado, tutti, non ce n'è uno che si salva, uno, ancora non riesco a conoscerne uno, e sta cosa io la seguo da 50 anni, eh. Uno l'ho conosciuto, Ferdinando Rossi che era parlamentare, senatore del Partito Comunista quando ancora esisteva, che a un certo punto dopo un paio d'anni in disaccordo su qualche cosa si è dimesso, ma uno, Ferdinando Rossi, vale la pena di citarlo, che era sindaco del comune di Porto Maggiore, in provincia di Ferrara. Io ho conosciuto, abbiamo fatto anche molte battaglie insieme. Allora, in tutto questo, uno dovrebbe incominciare a dire, ma io voglio capire in che marasma siamo capitati noi cittadini italiani. Ah no, ve ne racconto un'altra che è troppo bella. E poi parliamo della moneta, ve ne racconto un'altra che è troppo bella. Lo sapete che voi potete essere condannati in contumaci da un tribunale di Hong Kong, di Singapore, di Pechino? Lo sapevate? Allora vi racconto che cosa hanno combinato tutti i governi a partire dal 1991 al 2001. Allora, questi signori, partendo da Amato a Prodi, Berlusconi 2, Prodi 2, e poi insomma tutti quelli che si sono avvicendati in quegli anni, che sono stati una decina di governi, tutti quei signori hanno poi sottoscritto e firmato tutte le varie evoluzioni del processo di elaborazione di questa legge, che andatevela a leggere e vi rendete conto di che porcheria questi signori riescono a creare. Questa legge 130, la legge 130 è stata una legge realizzata, il 130 del 99 per l'esattezza, questa legge è stata fatta ad uso e consumo e per favorire le banche. Le quali banche italiane, all'epoca ancora non c'era l'euro, proprio in prospettiva di entrare nell'euro dovevano risanare i bilanci. Siccome sappiamo tutti che le banche in Italia non è che sono molto accreditare, diciamo così, ecco, e che quindi non godono, in particolare da parte mia, del massimo della simpatia, vengono tutte le volte che io personalmente, tutte le volte che ho avuto a che fare con questa banca di cialtroni, ho cercato di fregarli e ci sono riuscito varie volte, quindi ho la medaglia da uno che è riuscito a fregare i banchieri, e non è cosa da poco, no? E qui si è una bella medaglia. Allora, legge 130-99, praticamente queste banche avevano circa 300.000 miliardi di lire di cosiddetti crediti incagliati, no? Cioè crediti che oramai le banche non avrebbero più potuto in nessun modo recuperare. E allora che hanno fatto? Si sono inventati il giochetto, e che cosa hanno fatto? Hanno creato, insieme ad altri, per altri motivi perché non sto troppo a entrare nel dettaglio, hanno creato i cosiddetti titoli tossici. I titoli tossici funzionano così: fanno delle slide, creano delle fettine, lo fanno continuamente anche adesso, è una costante, cioè praticamente
le banche, le finanziarie e le assicurazioni possono tagliare a fette il credito tuo, suo, eccetera, che non riescono, lo diciamo parcellizzano e lo inseriscono in pacchetti simili di altro genere, nel senso che cercano di ripartire il rischio, dopodiché se li vendono alle aste delle borse internazionali. Per cui fai conto che tu devi pagare un debito a una banca italiana, ti ritrovi con il tuo debito o con una parte del tuo debito comprato all'asta del City of London da una società cinese, la quale società cinese, attraverso questa legge qua e altre leggi che nomino in questo volantino che ho lasciato anche a qualcuno qua prima, questi signori possono, lo Stato italiano ha dato la possibilità, allora noi abbiamo articolo 24 e articolo 25 della Costituzione, qua c'è la Costituzione, poi se qualcuno la vuole se la può prendere, dice che i cittadini italiani devono essere giudicati secondo le leggi italiane da tribunali italiani. Esempio giusto, no? E invece no, questi figli di puttana dei nostri cari governanti negli ultimi 20 anni si sono venduti il culo della madre, scusate l'espressione, ma così si capisce bene. È chiaro? Cioè questa gente vi ha venduto non solo l'anima ma anche la vostra fedina penale vendendola a Shanghai o a Pechino. E voi non lo sapete, magari un giorno decidete di andare in vacanza in Cina e quelli vi beccano all'aeroporto e vi mettono in galera perché siete creditori insolventi, avete capito? E siete condannati in contumacia e nessuno vi ha detto mai niente, cioè, manco, cioè, tra l'altro hanno cambiato pure la legge sulle notifiche, le citazioni, non, voi avete visto, l'avrete controllato in questo momento, non deve più venire l'ufficiale giudiziario a rilasciare le citazioni, ma basta un estratto postale. È allucinante, siamo ridotti oramai, e qui se ce ne fosse ancora qualche dubbio ve l'ho cercato di togliere e andate a leggere quello che ho scritto sul volantino, che è solo una minima parte di quello che hanno combinato questa banda di delinquenti che hanno occupato abusivamente. Dal 2011 abbiamo tutti i governi abusivi, dal 11 luglio del 2011. E quindi quello che vogliamo cercare di far capire e di non terrorizzare è che lo Stato esiste, e fino a che esiste lo Stato esiste la possibilità allo Stato per esempio di confiscare tutte le banche che vuole, è un diritto dello Stato. Quindi qualunque marchingegno abbiano architettato queste bande di delinquenti prevalentemente finanziari e monetari internazionali è comunque irrilevante, perché il potere dello Stato vince qualunque cosa. Quindi nel momento in cui finalmente per qualche strada molto traversa e non elettorale riuscissimo a controllare il potere nazionale, noi ne possiamo uscire in qualunque momento, ma chiaro deve essere il governo, deve essere lo Stato che agisce in maniera diretta, non un manipolo dei quattro scalzacani dei cittadini che manco sanno esattamente come funziona lo Stato. Allora, in questi ultimi anni, a partire, ne dico così molto sommariamente, a partire dal 2010 fino a una condanna alle banche, già l'abbiamo fatta avere, quando Berlusconi fu costretto a dimettersi, fu costretto dalla Merkel sotto ricatto perché non voleva fare alcune cose, quindi Berlusconi, nonostante sia un gran puttaniere, è comunque anche uno che fino a un certo punto ha cercato di fare il bene dello Stato, fino a un certo punto per alcuni anni l'ha fatto, sputtanato ovviamente dai giornali di regime comunista, lasciamo perdere che di comunista non c'hanno più niente. Quelli sono atlantisti puri, quelli che si dichiarano comunisti, quelli che stanno al governo. Poi i comunisti come cittadini esistono e sono quelli più diciamo aggrediti, quelli più dannati da questa situazione di mistificazione
concettuale e filosofica. Allora, vi dico solo i titoli. Mai sentito parlare del trattato TTIP? Mai sentito parlare del trattato TAFCA? Eccetera, 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 eccetera. TISA, trattato TISA. Tutti i trattati in cui il governo italiano ha ratificato dei trattati internazionali per violentare la Costituzione e i diritti dei cittadini. Ad esempio, ecco il motivo per cui la gente non lo sa, parlavo con te, ascoltami, che vedo che stai attento. Allora, voi lo sapete che cosa hanno fatto negli ultimi 5-6 anni, quando hanno reso l'obbligatorietà dei vaccini ai bambini, e poi 2 anni e qualcosa fa, quando hanno violentato i cittadini anche con le vaccinazioni obbligatorie per il Covid, eccetera. Allora, voi avete letto, sicuramente tanti l'hanno rilevato, e cioè che gli operatori sanitari, i dottori, i funzionari e anche gli altri dirigenti dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei vari ordini medici, eccetera, sono esenti da qualunque critica e non sanzionabili per quello che hanno fatto per le vaccinazioni obbligatorie, eccetera. Questo deriva dai trattati che ho nominato adesso. Questi trattati, che sono stati prodotti una decina di anni fa, sottoscritti e ratificati una decina di anni fa, e attraverso questa legge dello Stato che ratifica questi trattati internazionali, 5 anni fa e 2 anni fa hanno potuto fare in maniera del tutto legittima, fra virgolette legittima, molte virgolette, quello che hanno fatto a danno di ciascuno di voi. Avete capito? Sì. Allora, cercando di raccapezzare un po' tutto quello che ho detto e portarlo a un discorso, concluso. Allora, oggi non c'è tempo per parlare della cambiale sociale. Io lo sapevo. Lo sapevo, perché il tema è talmente complesso che cercare di far capire, il nesso fra quello che uno espone, in maniera così generalistica, e poi entrare nel dettaglio, ci vuole un bel lavoro di compressione delle idee e soprattutto di sottrazione e sovvertimento di quello che era la conoscenza pregressa. Io spero che quando adesso uscirete di qui voi, da programmatore neurolinguista quale sono, vi rimanga un po' almeno di quello che ho trasmesso, perché in genere quando si comunica si dona qualcosa all'altro, e già questo è un qualcosa di meritevole. Non vi faccio i complimenti, ma solo una considerazione. Allora, io oggi vi ho dato degli elementi per andare ad approfondire su Google, su YouTube. Potete andare a vedere Alba Mediterranea chi è. Noi abbiamo fatto, come ho detto, circa 800 querele. Come vedete, sono ancora qui. Una volta mi hanno portato in tribunale per vilipendio del capo dello Stato. Ah, ecco, poi vi racconto una cosa, così per capire come siamo messi ancora. Vilipendio del capo dello Stato. In prima udienza, quello che mi aveva denunciato, che era un comandante dei carabinieri, ha ritirato tutto, perché evidentemente mi ha detto: stai buono, stai zitto, che quello... quello ci rovina, perché io le cose le so. E quando sai e puoi andare a difenderti, io fino ad oggi ho subito una ventina di processi, forse anche di più, come vedete non ho carichi pendenti di nessun genere, viceversa qualche condanna l'ho fatto fare. Una condanna l'ho fatto fare, mi ero venuto in mente prima, erano gli advisor admin delle 3 maggiori agenzie di rating, motivo per cui il signor Berlusconi, ricattato, si era dovuto dimettere a luglio del 2011. Questo per dire che poi i signori, questi 3, si sono comprati i giudici di Milano, hanno fatto trasferire il processo a Milano e adesso sono liberi, in appello sono stati assolti.
ma il fatto sussiste. Chiaro? Questo per dire, insomma, che praticamente non sapete quasi un cavolo, proprio senza nessuna offesa. Ma non è un caso, non siete voi che demeritate questo, questo demerito, è la cittadinanza italiana che è sotto una cappa di un colpo. Ma togliamo i soldi dalle banche o no? Come? Togliamo i soldi dalle banche o no? Sì, allora ecco qua, vieni, vieni qua. Allora, voi vi ricorderete, l'avrete sentito nominare, falla girare e leggere, vi ricorderete che l'Italia attorno fino al 92 era arrivata ad essere la quarta potenza mondiale manifatturiera, commerciale e manifatturiera, in competizione alla pari con la grande Germania. Capito? Quindi eravamo una grande nazione, oltre a tutti i meriti che abbiamo, eravamo anche una grande nazione come ricchezza. E ci eravamo arrivati grazie alla ricostruzione industriale e poi al boom economico degli anni dal 45 fino al 75 più o meno. È fatta con le cambiali. Quelle. Le cambiali sono un titolo al portatore che chiunque maggiorenne oltre i 18 anni può sottoscrivere e compilare, e sono di libero circuito dovunque le accettino. Non hanno bisogno di nessuna autorizzazione della Banca d'Italia, perché non è creazione di denaro, ma semplicemente un impegno di pagherò. Ma questo pagherò, come ho detto inizialmente con la banca, bisogna cominciare a ragionare in questo modo. Cioè, la macchina che comprate a 10.000 euro la potete cambiare, pagare anche con le cambiali, ma con la modalità della perdita di valore della vostra macchina, perché non c'è senso che voi vi indebitate di 10.000 euro e poi diventano 18, 20, 30.000 e la banca vi chiede 30.000 euro quando ha investito solo, diciamo così teoricamente, perché mancano investiti 10.000 euro, cioè da 10.000 euro ricava dalla vostra macchina come minimo 20.000 euro. Che è un bel investimento, capito? Allora, questo è il discorso. Con le cambiali ci si può pagare qualunque cosa, sia che siano quelle dello Stato che vendono in tabaccheria, e sia quella che voi scrivete, perché quello che è importante nella cambiale, come qualunque titolo al portatore, e anche qualunque titolo, anche quello di acquisto di beni immobili, eccetera, sono titoli al portatore e sono titoli in generale che hanno la valenza qualunque sia il supporto cartaceo, legnaceo. Per esempio, Ur, quando nel 3500 avanti Cristo a Nabucodonosor o a Hammurabi, chi volete, insomma, prendete tutti gli esempi, che faceva? Faceva le lastrine di terracotta, con suo scritto, ha depositato ai magazzini centrali 10 quintali di grano, e quello valeva come moneta, valeva per pagare. Non c'è bisogno di avere la sigla della banconota d'Italia, Banca d'Italia, eccetera. Va bene qualunque supporto. Nel Far West gli affari si facevano scrivendo solo tre, le imparavano a memoria, perché a leggere e scrivere praticamente pochi sapevano, bastava che dicessero I O U, cioè I O Y, e significava io ti devo $50, $1000, quello che era. Quindi questo per dire, io spero che poi qua diciamo gli organizzatori ci richiamino, perché le cose da dire servono almeno una decina di conferenze per farvi spiegare e farvi capire esattamente come stanno i ruoli, le posizioni, i poteri, le funzioni. Una formazione. È un corso di formazione, perché voi non sapete niente, ma non voi, non sa niente nessuno. Ho finito. Allora, grazie Ferdiani. Thank you.
Poi chi vuole, qua c'ho qualche libro eventualmente se qualcuno vuole già approfondire. Bene, sì, infatti ricordo che Orazio Fedeli ha scritto sull'argomento cambiare sociale quattro libri molto molto interessanti. Ricordo che la cambiare sociale non è una sua invenzione, la cambiale, come diceva Orazio poc'anzi, la potete trovare in qualsiasi negozio di valori bollati, in qualsiasi tabaccheria. Se non l'avete mai vista, magari vedo qualcuno come li bianchi come Orazio, la potete andare, l'avete vista già nella vostra vita passata, magari avete comprato casa, i vostri genitori hanno comprato la vostra casa dove ancora abitate, oppure se non l'avete mai vista andatevela a vedere perché è molto interessante e andate a leggere proprio la frase che c'è dietro poi. Spazio riservato per l'eventuale affrancatura di marca da bollo e tutto quello che è eventuale, vi ricordo che in termini di legge non è obbligatorio, questo per farvi capire poi cosa fa cambiare quella cambiale là, una cambiale di Stato o una cambiale che può diventare cambiale sociale. Prego. Allora, questo per dirvi quanto vi frega lo Stato da sempre, non da oggi. Esiste una convenzione di Ginevra del 1930 ratificata con Regio Decreto 1699 del 33 che dice una cosa importante. All'articolo 104, e lo trovate anche lì su questo libro, dice che la cambiale è esente dalla legge sul bollo, che vuol dire che non deve pagare bolli. Allora, se voi andate dal tabaccaio, comprate solo cambiali col bollo. Dal 1933 ci hanno fregato circa, a valore di 10 anni fa, avevo fatto il calcolo, 700.000 miliardi di lire. Almeno un euro vi chiedono, no? Quando andate a prendere una cambiale vi chiedono almeno un euro della marcatura. Voi calcolate che voi per legge vi potreste rifiutare di pagare quell'euro di bollo e potreste anzi dire, magari minacciando, ma sempre non in maniera cattiva, certo, denunciando addirittura l'attività commerciale, perché la tabaccheria sta facendo qualcosa che è un abuso, perché è una tassa assolutamente illegale. Capito? Per far capire, non prendete come offensiva quando vi dice non sapete niente, che la maggior parte di noi non sa niente. Io per primo ero proprio lontano dalla materia, io ho avuto soltanto la fortuna di incontrare quando ero ragazzo a 18 anni mentre facevo il militare, servizio da ufficiale giù in Sicilia della Trivespe Siciliana, la missione antimafia, un signore chiamato Giacinto Auriti, e da lì ho iniziato questa passione. E poi figuratevi incontrare due grandi come Orazio Fedeli e Giorgio Vitali, che ne parlavano da anni. Io penso di essere stato uno dei pochi, io dico l'età mia perché noi abbiamo un po' di differenza d'età, ma ormai siamo un pochino che ci conosciamo. Io ero più giovane, più o meno con l'età di Flavio, ed era forse uno dei pochi che aveva la decenza di ascoltarsi tre ore e mezza di filmati con cose interessantissime che io assolutamente non sapevo, non conoscevo. Ed è questo che magari dovremmo riportare nella televisione italiana, è questo che manca nella cultura e soprattutto nell'informazione e consapevolezza dei giovani. Per questo dobbiamo lavorare su tanti fronti, capite quante sono le tematiche. Ma adesso, a proposito di giovani, visto che ci abbiamo avuto la fortuna, io con Flavio Di Visani, questo ragazzo veramente molto brillante, ho avuto la fortuna di conoscermi lo scorso anno. Ricordo che lo scorso anno abbiamo fatto un presidio di 36 giorni a Piazza del Popolo, ogni giorno era un record perché abbiamo fatto un presidio dormendo a Villa Borghese per 35 notti senza prendere neanche una multa, facendo musica, arte e soprattutto informazione. Abbiamo cercato di far capire che l'unione lì con il Zittin, naturalmente con una manifestazione pacifica che non poteva essere attaccata, perché ricordo che il Zittin è un modo di manifestare non violento e non penalmente perseguibile, avevamo trovato una soluzione per richiamare l'attenzione di tutti. Anche lì purtroppo c'è stata una partecipazione molto altalenante, in alcune giornate siamo arrivati anche a 5, 600 persone, 800, ma altre persone, molte volte eravamo anche soltanto i 20 che poi siamo rimasti di fatto per tutto il periodo dei 36 giorni. Ma è stata un'esperienza bellissima, e questa esperienza tra il mio amore e Alessandra Vinci, che trovate lì prima dell'uscita, è stato invece trovare un ragazzo così brillante, Flavio Di Visani, un ragazzo veramente intelligente, non laureato, ma io voglio che parli adesso quello che le vostre orecchie diranno per capire chi è questo ragazzo, Flavio Di Visani, perché è un ragazzo che studia dalla mattina alla sera, che si impegna molto, ha un'ottima esposizione e io penso che farà tanta strada, perché secondo me ha un cervello molto sopraffine. Ma ascoltate quello che c'ha da dirvi, perché adesso lui ha fatto negli ultimi 3 anni una ricerca mettendo insieme i pezzi di tutti i vari medici, scienziati che hanno avuto il coraggio di denunciare quello che stava avvenendo qui
nelle televisioni e nei vari talk show italiani, che ci dicevano addirittura delle cure di protocollo assolutamente sbagliate che hanno ammazzato purtroppo un sacco di persone. Quello che è successo a Pertini lo sappiamo tutti, hanno messo il segreto di Stato, perché lì non addirittura non facevano le autopsie, e quando nel momento in cui eravamo arrivati quasi al dunque anche con la magistratura, hanno messo il segreto di Stato. Sul vaccino della Pfizer hanno messo il segreto militare, per farvi capire ragazzi che qui se non ci salviamo da soli non ci salva nessuno. Ma ragazzi come Flavio Di Pisani diventano un esempio di come i giovani potranno iniziare un cambiamento senza precedenti. E allora per...